Terzo rinvio dell'udienza preliminare sulla bonifica ex Falck che ha convogliato a Sondrio questa mattina gli irriducibili del Comitato Cittadino Valle Lago Novate. Scattato lo scorso 12 settembre, il procedimento aveva visto lo slittamento al 10 ottobre, causa la richiesta di astensione avanzata dal giudice designato Pietro Della Pona. Domina quindi del nuovo giudice Antonio De Rosa, che oggi ha raccolto le istanze di costituzione di parte civile degli avvocati di Medicina Democratica, Lega Ambiente e Comitato Valle Lago Novate, ma anche le eccezioni sollevate dai difensori delle parti in causa, Novate Mineraria, Novamin, Regione Lombardia, ARPA e Provincia di Sondrio. Sono state sollevate dalle difese degli imputati alcune eccezioni che riguardano la nullità del rinvio a giudizio e addirittura la nullità del decreto 415 bis, nel senso che si ipotizzerebbe che non tutti gli atti di cui il PM aveva chiesto l'acquisizione risultavano poi concretamente e fattivamente depositati nella segreteria del pubblico ministero. La procura ha risposto, secondo chi parla, in maniera assolutamente puntuale, dicendo che invece tutti gli atti erano assolutamente a disposizione, in parte nella cancelleria, nella segreteria del pubblico ministero, in parte presso il Corpo Forestale dello Stato. Il giudice si è quindi riservato di decidere ed ha rinviato l'udienza al 16 aprile del prossimo anno. In quella sede sapremo se saremo parti civili, come ci auguriamo, in questo processo e se questo processo andrà a questo punto avanti in discussione o dovrà retrocedere alla fase delle indagini preliminari. Questo è il quesito che è stato posto. Epilogo che le parti lese confidano non si produca a tutela della salute pubblica dei tanti residenti a Novate Mezzola che da anni lamentano una gestione delle scorie ex Falck asserita non conforme. La presenza nostra e delle altre parti civili, che comunque mi sembra più che solida, ci conforta nel poter andare avanti in un processo che l'abbiamo capito già da oggi, ma lo sapevamo, sarà sicuramente complicato e richiederà molte energie e molti sforzi. 13, ricordiamolo, le persone indagate: Marco Pensa, Marco Butti, Aldo Cappi e Dario Comini della Novate Mineraria, Giuseppe Bartolini della Novamin, Daniele Moroni e Giambattista Bertussi della provincia di Sondrio, Carlo Pellegrini e Maurizio Tagni di ARPA e Nicola Di Nuzzo di Regione Lombardia. Con Novate Metallurgica Novamet sono indagati a vario titolo chi di falsa bonifica dei luoghi inquinati in zona ex Falck e di scarica del Giumello, chi di false attestazioni circa la conformità della bonifica effettuata. Ci aspettiamo che vengano prese delle decisioni, perché tutta la popolazione se li aspetta giustamente, sulla base dei dati a livello di inquinamento ambientale che sono ben noti, disponibili, certificati.